Buonasera e benvenuti, ben collegati su Libri.tv. Io sono Gianni Colacioni, non mi presento mai, ma è giusto farlo. Benvenuti a questa serata di trasmissioni del 1 marzo 2013. Come prevedibile, vorrei aprire, visto che abbiamo chiuso l'altra settimana, con una serata di trasmissioni in parte dedicata stavamo appunto alla chiusura della campagna elettorale, quindi alla vigilia delle elezioni, con qualche commento ovviamente sui risultati elettorali, commenti ai risultati. Qualche commento, a differenza insomma, diciamo, di molti politologi o fini politologi che io appunto a cui non appartengo, e alla cui categoria non appartengo, io sono rimasto stupito di parecchie cose. Alcuni appunto dicono che non c'era da stupirsi, che era tutto previsto e prevedibile. Intanto la prima cosa che mi ha stupito è stata l'affluenza, un'affluenza del 75% più o meno, e io pensavo sinceramente che fosse più bassa. E poi i risultati, inutilmente opino che non era prevedibile un risultato così basso del PD, del centro-sinistra, e un recupero così forte del PDL. La grande affermazione del Movimento 5 Stelle, meno stupito, pur sempre stupito, sono per la scarsa affermazione della lista montiana. L'offerta mediatica, che è pur sempre un veicolo per comunicare contenuti, è stata sicuramente determinante. D'altra parte, la campagna elettorale è quello in pratica. Il centro-sinistra è appena sotto al 30%. Bersani, in campagna elettorale, ha usato uno stilema un po' grigio, figlio forse delle avversità nei confronti di una comunicazione minimamente accattivante. La cultura comunista e postcomunista, attenta fino allo spasimo a non coltivare culti della personalità, raramente nella storia recente ha prodotto leader con una comunicativa accattivante. Forse la capacità attrattiva dei leader comunisti e postcomunisti è stata inversamente proporzionale alla loro cultura politica. Bersani, se non ci fosse stato Crozza che l'avesse promosso un po', avrebbe preso forse anche meno voti. Ad un certo punto pareva che Bersani facesse il verso a Crozza e non viceversa. Scarsi anche i contenuti riformatori e innovatori. Direi che invocare il tema del lavoro come prima cosa, senza spiegare come lo si vorrebbe mettere in pratica, insomma, non è un granché. Non ha una gran forza, diciamo, di convincimento. E in tal senso anche non voler cadere, anche senza voler cadere nel fascino del senno di poi, il pensiero va subito alla differenza di contenuti e capacità, e di capacità comunicativa di Renzi. Fatto sta che un partito che nella percezione comune, prima che nei sondaggi, di cui abbiamo anche accennato recentemente, appunto nell'ultima trasmissione, sondaggi, poi ci sono modalità spesso abbastanza oscure, poco corrette, campioni un po' troppo ristretti e così via, ma comunque nella percezione comune era un partito, appunto il PD e il centro-sinistra, che era dato ampiamente vincente e si è ridotto a comunicare. Subito dopo le elezioni, con le prime parole del suo leader, che ha detto: "Non abbiamo vinto, anche se siamo arrivati primi." E questo, insomma, c'è un po' tutto. Senz'altro dobbiamo riconoscere Bersani una certa onestà intellettuale. Il PDL ha fatto una campagna praticamente solo con Berlusconi, o quasi, che ancora una volta ha compiuto un miracolo. L'Italia è una terra fertile per i miracoli di tal tipo, perché la gente vota credendo e non pensando. Io ho sempre avuto questa opinione. Ebbene, ha recuperato un gap notevole, e un PDL o una PDL, a seconda, adesso io sinceramente non so bene come meglio si sia maschile o femminile. Comunque, un PDL dato per morto a 40 giorni dalle elezioni ha fatto incetta di voti, pur attestandosi a 5 punti dalle precedenti elezioni. Riguardo al centrodestra, il risultato neanche si può dire che sia stato realizzato con un contributo considerevole grazie all'alleanza con la Lega, la quale ha dimezzato i suoi voti rispetto al passato e ha contribuito con un 4% sostanzialmente. Quindi la situazione
simmetricamente è quella simmetricamente opposta a quella del centro-sinistra. Se da una parte il PD è primo ma non ha vinto, il PDL è secondo ma ha vinto. Berlusconi ha usato il mezzo televisivo di cui è padrone, calcando in modo magistrale il palcoscenico. D'altra parte lui è uomo di palcoscenico e nei confronti apparentemente più spinosi, come l'apparizione per esempio a Servizio Pubblico di Santoro, di cui già ho detto in altri editoriali, è risultato mediaticamente vincente e politicamente convincente al proprio elettorato. Grillo secondo me è rimasto sorpreso dalla sua affermazione, che è stata più del 25%, e penso che la cosa lo impensierisca anche, questa ovviamente è soltanto una mia supposizione, perché questa enorme affermazione iscrive il Movimento 5 Stelle tra le potenziali forze di governo, forza di governo senza una cultura di governo. Penso che relativamente alla cultura di governo, insomma, si può facilmente, con un po' di iniziativa e di volontà, rimediare, impareranno presto le procedure parlamentari, ma non potranno addivenire, o meglio, non potranno non addivenire a una strutturazione del movimento che, così com'è, cioè una comunità mediatica, non risponde a quelle che sono le esigenze di una forza che sta in Parlamento, che deve quindi prendere decisioni. Non è che per una votazione in aula possano indire un sondaggio su un blog o sentire che ne pensa Casaleggio, insomma. Grillo è riuscito comunque ad andare in TV senza andare in TV, cioè a far parlare comunque di sé. Forse è stata la cosa meno difficile, perché era comunque dato come un candidato a un risultato clamoroso, e probabilmente Grillo si è ricordato di Nanni Moretti, Lecce Bombo, la famosa espressione: mi si nota più se vengo o se resto in disparte o se non vengo per nulla, e lui ha scelto l'ultima opzione. Il resto lo hanno fatto i media, ma è da dire che comunque lui è conosciutissimo sul web grazie a uno dei blog più seguiti in assoluto. E poi anche un'altra cosa, cioè che anche le generazioni meno giovani, cioè quindi più lontane dal web, comunque lo hanno conosciuto nel periodo lontano ma non remoto, periodo dei suoi spettacoli televisivi, in cui peraltro faceva ridere come comico, trattando con una verve appunto comica sapiente di argomenti e temi attuali anche oggi, come per esempio l'onestà nella politica. Insomma, sono storiche le sue battute all'epoca, insomma, c'era il Partito Socialista, molto molto pungenti. La coalizione centrista di Monti, Casini, Fini si è fermata a poco più del 10%, prevedevano un 15%. Probabilmente Monti è stato chiamato a trasformarsi da tecnico senza emozioni a politico comunicatore, e è stato chiamato a farlo in troppo poco tempo. Una trasformazione necessaria per affrontare una campagna elettorale, ma forse il tempo umanamente è stato troppo poco. E comunque, da capo del governo uscente, non si può immaginare che non abbia scontato l'ostilità di molti italiani, data anche dalla situazione economica, oserei dire drammatica, italiani che forse anche collocati politicamente in un'area di centro sono stati massacrati dai provvedimenti fiscali del suo governo, a partire dall'IMU. Fini è stato dall'IMU, poi peraltro anche lì tema, ci ricorderemo penso a lungo, delle promesse di Berlusconi di eliminazione dell'IMU e addirittura di rimborso dell'IMU, quindi insomma ci stava un candidato che aveva imposto questa tassa all'Italia e un altro che non solo diceva di eliminarla ma addirittura che restituiva i soldi. Era veramente un'offerta che gli italiani probabilmente hanno premiato a favore di Berlusconi. Fini è stato marginale, senza la capacità di comunicare alcunché nulla di nuovo, perché mi sembra che da un po' di anni a questa parte non riesca proprio a comunicare niente di,
niente di nuovo. Cassini forse semplicemente ha fatto il suo tempo e il suo partito è quasi estinto. Non è bastata la grande considerazione per Monti, nei confronti di Monti, degli ambienti burocratici europei, forse anche perché in Italia prende piede sempre più e serpeggia, ma forse non è più neanche tanto serpeggiante, un certo anti-europeismo rispetto all'Europa fatta in primis soprattutto di bilanci da far tornare. Un cenno ovviamente anche a Rivoluzione Civile di Ingroia, che non entra in Parlamento, e per me, per quanto riguarda Ingroia, non c'è rammarico. Spero solo che Ingroia non torni a fare il PM. Ingroia, un politico con un punto interrogativo, che mi ha fatto pensare con nostalgia a Di Pietro. Per quanto riguarda Fare, fermare il declino, il movimento di Oscar Giannino neanche entra in Parlamento. La storia delle lauree, delle lauree non lauree, dei master e così via, di cui abbiamo parlato in una trasmissione la settimana scorsa, insieme, ne abbiamo accennato insieme a Dimitri Buffa e a Marita Di Giorgio, non è stata un viatico questa vicenda, cioè la scoperta che Giannino appunto si desse per laureato, mentre invece non lo è, addirittura con dei master che non aveva. Qualcuno ha pensato che potesse essere una mossa pubblicitaria ad effetto, che avrebbe portato voti puntando sul concetto che la cultura e la competenza non siano solo un pezzo di carta, concetto che può anche essere vero, ma gli italiani che apprezzeranno questo concetto forse devono ancora nascere. L'Italia resta, ricordiamoci, il paese del pezzo di carta. Rammarico per quanto riguarda Fare, perché certi spunti erano anche interessanti, e adesso pare che al suo interno ci sia, interno appunto di questo movimento Fare per fermare il declino, ci sia un po' di maretta, e temo che le menti si disperdano e quindi anche il contributo politico. Vedremo. Come non fare per un cenno alla lista di scopo al Ministero di Giustizia e Libertà, AGL, che ha conseguito purtroppo, e sottolineo purtroppo, dei risultati da prefisso telefonico milanese. La lista non radicale, ma come sottolinea Marco Pannella, promossa dai radicali, non è stata promossa dagli italiani. Forse per le scelte tardive, non condivise del tutto, mal comunicate. Aggiungerei che ho il sospetto che la lista promossa dai radicali, purtroppo anche dai radicali, sia stata bocciata, o almeno da parte di essi. Prospettive, ovviamente a Bersani l'incarico, Grillo io penso che non collaborerà, forse si tenterà la carta dell'appoggio di Monti o l'appoggio esterno di Grillo, adesso tutto quanto è futuribile e sono cose che si superano di minuto in minuto, potremmo dire, e forse sono probabili anche nuove elezioni. Su questo abbiamo chiesto al senatore Vita, troverete un'intervista su appunto Libri TV sul sito e sul canale di YouTube, al senatore uscente Vita del PD, esperto di comunicazione, se in caso di nuove elezioni il centro-sinistra dovesse fare nuove primarie. Di questo parleremo anche, di tutta questa vicenda post-elettorale, ovviamente anche con Silvana Bononcini. Io ovviamente ringrazio la regia di Donato Volpicella, eroico non in perfetta forma fisica. Ricordo che Libri TV è un'associazione che si sostenta da sola, che sarebbe utile per noi e per voi se oltre a collaborare e vi iscriveste, trovate tutte quante le indicazioni sul sito. Volevo, prima di passare a Princesto, fare un augurio a Sergio Stanzani, presidente del Partito Radicale Non Violento Transpartito Transnazionale, per i suoi 90 anni. Oggi compie 90 anni Sergio Stanzani. Auguri da Libri TV. Passo direttamente a illustrarvi il palinsesto. Il palinsesto, dopo appunto la virgola del direttore, prevede alle 20.45 all'incirca lo spazio Certi Diritti, il voto LGBTI, dalle parole ai fatti, conversazione con Federico Cerminara, spazio Certi Diritti, ricordiamo, è la consueta trasmissione dell'associazione Certi Diritti, che è curata da Riccardo Cristiano, più che dell'associazione Certi Diritti è sulle tematiche che l'associazione Certi Diritti tratteggia. La conversazione con Federico Cerminara, componente del direttivo Uomo e Studi Nidivilla dell'Università della Calabria.
alle 21.15 Libri al Seggio, dopo la catastrofe intitolata, e ne parleremo appunto con Silvana Bononcini, condurrò io questa trasmissione, appunto la catastrofe ovviamente sono gli esiti elettorali. Alle 21.45 le note di lettura di Giancarlo Calciolari, A tavola con i libri, il titolo che oggi Giancarlo ci commenterà è Inseparabili, il fuoco amico dei ricordi, di Alessandro Piperno, Mondadori editore. Alle 20.05 avremo una leggera euforia concentrata in un flash, notizie appunto approfondimenti dal mondo antiproibizionista, ricordiamo la nostra trasmissione sul mondo antiproibizionista, la consueta appunto trasmissione che è curata da Claudio Sterzi, segretario dell'ARA, l'Associazione Radicale Antiproibizionisti. E quindi più o meno, se tutto va bene, per le 22.20 prevediamo di concludere le trasmissioni. Io ridò la linea alla regia, vi ringrazio e a più tardi continuate a seguire le trasmissioni di Liberi.tv. Grazie.